South Africa. Algeria. 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 Squadre alzate. USA. Czech Republic. Catalonia. Catalonia, Spain. South Africa. Tunisia. Algeria. Texas. I giochi internazionali del tricolore nascono nel 1997 nell'ambito delle tante iniziative della celebrazione dei 200 anni della bandiera tricolore nata a Reggio Emilia. Da allora si sono svolte 7 edizioni, quella di quest'anno è stata un'edizione molto importante, molto speciale, ha coinvolto quasi 1000 ragazzi provenienti da quasi 30 città del mondo, da 4 continenti. Hanno incontrato i nostri ragazzi, le nostre società sportive. Una bellissima settimana nel segno dello sport, dell'amicizia e dell'unità di tante diversità. Primissima volta a Reggio Emilia ai giochi del tricolore. Noi giochiamo a baseball a 5, una variante del baseball, e speriamo che vada tutto bene. La mia prima esperienza, gioco con la Reggio Calcio. Hello. Hello guys, it's my second time going abroad. Questa è la mia prima. La prima volta ai giochi del tricolore. Quest'anno è la prima volta. Per la squadra è la prima volta. We didn't know what to expect, but we're loving what we see. The country is beautiful, the people are cool, they're very helpful. When we talk, they respond and the assistants have been really good help. Dal 97 ad oggi questa dimensione di gemellaggio e di scambio è cresciuta tantissimo. Ci sono state moltissime missioni che Reggio Emilia ha fatto in questi paesi, tanti incontri che questi paesi, anche a prescindere dai giochi internazionali, hanno fatto con la nostra città, perché sono venuti a trovarci in tantissime occasioni. Quindi credo che questa 7ª edizione non tanto porta un contenuto nuovo, quanto lo valorizza ulteriormente. It's a very good experience being there. Because I've never been outside my country, but she was in Bulgaria, and it's a very big opportunity to show our skills and to show the world what we can do. It's a good experience, and I love Italy. Oh, very, very exciting. You would see that yesterday when we arrived, they were at the plaza in the water. South Africa! And they were just full of joy, so much excitement. You must remember, part of what we're doing is to give some of our young people, the poorest of the poor in our country, in our province, that would never ever be able to sleep in a hotel because of their financial situation, we give them an opportunity to fly in an airplane, to sleep in a hotel, and to meet people of other countries. So this is very, very exciting for them. And you can see that in their spirit, they're joyful and happy. È un evento molto bello perché comunque unisce molti sport e molti paesi insieme. A me è piaciuto molto. Sì, anche a me. Sì, molto emozionante. Scambio culturale. E vedere altre persone di altre nazionalità, di altre lingue, sì, di altre culture. Conoscere le altre persone. Esatto. Abbiamo dei rapporti con il mondo, perché e in una sola piscina c'è tanta gente e questa cosa non pensavamo che potesse succedere. It's good because we are all at the same place at the same time and we can hang out together and make jokes and just be together. Sono giornate molto importanti anche per tutto quello che è la dimensione internazionale della città. E Fondazione 35 già da più di 7 anni ormai si occupa di alimentare, di coltivare, di aiutare appunto il comune, tutto il territorio in questi dialoghi di amicizia e collaborazione con i paesi del mondo. Quindi insomma questi giochi sono per noi anche questo, l'occasione di riprendere dei dialoghi che diciamo si coltivano durante tutto l'anno e che in questo momento hanno degli interpreti speciali appunto come i giovani. La Fondazione per lo Sport in questi giochi del tricolore si è occupata di alcune iniziative in particolare. La cerimonia di apertura. Quale modo migliore? Ciao Margherita, ci siamo visti insomma da un paio di ore. Buonasera a tutti.
ma poi anche un incontro importante sull'inclusione, integrazione e sostenibilità, i tre temi importanti dei giochi, con un confronto con le varie delegazioni. Alla fine della settimana sono stati incontri molto importanti perché hanno certificato questo gemellaggio, certamente sportivo, ci hanno tutti ringraziato di aver invitato i loro atleti, ma hanno, io credo, anche valorizzato quelli che potrebbero essere le progettualità future tra Reggio Emilia, questi paesi e queste città. Reggio Emilia ha storicamente una spiccata capacità di accoglienza tra i suoi valori più radicati nella sua gente. È una città che ha accolto tante comunità migranti che hanno trovato qui un lavoro, una convivenza, un'integrazione e una nuova opportunità. I giochi internazionali del tricolore in fondo sono anche coerenti con questo spirito perché si sono rivolte alle tantissime relazioni di amicizia e di gemellaggio che da tanto tempo a questa parte Reggio Emilia ha costruito con tanti contesti del mondo. Dove c'è sport uno si incuriosisce, perché questa è la realtà, che lo sport non è soltanto la condivisione di una piscina, un blocchetto, un campo da basket, è turismo, aggregazione. In questo caso la differenza principale è il fatto che comunque Reggio Emilia in tutti questi anni, la settima edizione, quindi quasi 30 anni, ha creato dei gemellaggi in giro per il mondo, e questa forse è la storia più bella. I giochi del tricolore hanno chiaramente consentito di accogliere qui le nostre tante città gemelle, da Sarajevo a Girona, da Digione a Fort Worth, da Pemba al Sudafrica e tantissimi altri. E naturalmente diventano un momento in cui insieme alle città gemelle si condivide una settimana con tanti giovani, con tanto sport, ma diventa anche un'occasione di confronto sui tanti scambi, sulle tante progettazioni che insieme in tanti contesti la città sviluppa spesso e volentieri da decine di anni a questa parte. I think it's important because it's making our relationship and our cooperation more strong, and I think it's going to contribute a lot in terms of development of more activities in this area. We know a lot about Reggio Emilia because we are sister city for some time, and we have a library here in Mozambique about our story, about the story of Reggio Emilia, and here about the story of Pemba City. So we know a little bit about Reggio Emilia, how the city are created, about the name, about the history, something about the history, and yeah, and we are trying to give the teaching the kids that we bring for this movement about the history. Municipality center of Sarajevo have 10 or 15 sisters. One of them is Reggio Emilia sisters. We think that is very good because we will cooperation with this country in culture, sport and education, and I think that we'll be in the future make a lot of projects together. Penso che lo sport sia una delle migliori modi per comunicare per tutto il mondo. E ne ho avuto l'esempio che sono cresciuta con persone che arrivano veramente da tutte le parti del mondo, perché alla fine quando vai a competere all'estero arrivano, ritrovi persone da Nord America, Sud America, Asia, Australia, Africa, proprio da ovunque. E è proprio bello scoprire le culture che hanno nei diversi paesi e che comunque sia ci accomuna tutta la stessa passione che è lo skate o lo sport in generale. Durante i giochi di tricolore si continuano e si rilanciano gemellaggi, opportunità di scambio.
Proprio in questo contesto, adesso la Fondazione per lo Sport si sta occupando degli scambi sportivi internazionali, quindi qui abbiamo ritrovato alcuni gemellaggi storici come quello di Fort Worth. Reggio Emilia was our very first sister city in 1985. Since then we have exchanged hundreds, I want to say thousands of kids over the years, and they're learning cultural understanding and respect of other cultures. And we say this helps so that there's less ability or action in the future as far as stereotypes and things like that. Io sono Italia, 23 anni, vengo da Zaporizhia. Venuta a tifare per il mio paese e per ragazzi proprio da mia città, vengono da Zaporizhia, dove ho vissuto io epoca. Tra le tante realtà che abbiamo ospitato anche una realtà molto speciale, Zaporizhia dall'Ucraina, una squadra di pallamano che ha scelto di partecipare, che abbiamo voluto ospitare, che abbiamo aiutato ad arrivare a Reggio Emilia e che ha arricchito questi giochi internazionali del tricolore di un ulteriore importante valore, quello di un grande messaggio di pace tra i popoli. Hanno все, хто хоче тренуватися, вони завжди організовуються. Дуже хороший тренерський состав і директор школи у нас теж дуже хороший, завжди нам пытаются вибити як можна більше залів, тренувок, пытаются оплачувати ці зали. І якщо у гандболістів є дуже хороше бажання тренуватися, я думаю, вони найдут в любом месте, любые условия, любые места, они найдут способ это тренироваться. Ну, ця поїздка була важка, тому що ми їхали 50 годин. Але коли ми приїхали, це місце нам показалось дуже гарним та привітливим. Ми познайомились з людьми з цього місця, вони нам розказали те, що флаг Італії був придуманий в Реджо Емілії. І нам сподобалось це місце дуже сильно. Ми надіємося, уся Італія настільки ж гарна і добре зачимо. Перш за все, ми вдячні за те, що нашим дітям дали 10 діб відійти від тієї обстановки, яка зараз в Україні, щоб вони могли трошки розслабитись, познайомитись з другими дітьми. Тут діти зібрались з усього миру. Вони вже роззнайомились, вже поспілкувались. Цієї поїздки я чекав майже рік. Я не бачився з хлопцями теж майже рік із-за тої ситуації, яка зараз виходить в нашій країні. Я дуже хотів з ними побачитись зараз, у мене є ця можливість. Я дуже вдячний організації цього турніру. Мені дуже подобається це місто. Ця поїздка дала мені можливість підтягнути мій англійську мову. Я дуже вдячний організації. Що в цей нелегкий час для України вони мали змогу 10 діб побачити світ, побачити Європу, побачити весь світ. І можливість пограти з кращими командами. My first impression is how beautiful city. It's a city of peace and quietness and relaxation and very clean. But also the hospitality of the people in Reggio Emilia is something that I will always treasure. I share a lot of friendship with the leading people in sport in Reggio Emilia, and we learn a lot from one another. I've learned that people in Reggio Emilia share information. We love the games, the organization, the people. So like it's so different compared to like where we come from. It's like it's a new environment for us, and we really love it here as a team. Just the walking is a lot. Oh, it's got wonderful cheese. Reggio Emilia is so much older from
all the cities in the United States, but they have such an appreciation for arts and the community and children. Reggio Children is phenomenal, and what we've learned from them has been exquisite. So there's much to learn from each other. Reggio Emilia is really a beautiful town. We are, our delegation is the second time here. This town has a wonderful culture, history, and that is amazing for us. What we learned today and find about Reggio Emilia. Abbiamo voluto proporre tante iniziative anche collaterali alle manifestazioni sportive principali, tra queste anche una bellissima serata con tutti i giovani attraverso lo sport dentro il contesto del Parco Innovazione dell'ex Officine Reggiane. C'era un torneo di pallacanestro, c'era lo skate, c'era la boxe, c'era la corsa su strada e io credo sia stata una serata importante che ci aiuta anche noi reggiani a capire che la rigenerazione di un grande quartiere non avviene soltanto attraverso la riqualificazione dei muri, dei capannoni, ma avviene soprattutto con il contributo e il protagonismo delle persone, dei reggiani ogni giorno, ma nel caso di quanto accaduto durante i giochi del tricolore, attraverso lo sport, attraverso i giovani, attraverso le persone. Questi anni di mandato abbiamo lavorato per cercare davvero di rimettere lo sport al centro delle vite dei cittadini e delle cittadine di Reggio Emilia, a partire naturalmente dagli spazi sportivi che abbiamo voluto riqualificare, ma anche dai tanti progetti, dalle tante attività. Credo che sia sempre più importante tenere insieme la dimensione scolastica con la dimensione sportiva, laddove queste due dimensioni devono dialogare sempre di più, e credo che questa settimana di giochi internazionali abbia mostrato come c'è una grande attenzione anche delle nostre scuole, che sono state anche un luogo ospitante di questa iniziativa, così come sono stati tantissimi volontari delle scuole che hanno partecipato, che certamente si portano a casa qualcosa in termini amicali, in termini certamente relazionali, ma credo anche in termini dell'importanza che può avere lo sport. Sport is really important to me because like how do I explain this? It takes me away from the real world, if that makes sense. Like, it makes me feel comfortable in my own space and really like puts my mind into others' perspective. Like, it really just takes me away from the real world because I'm working on myself and how I can improve. It's very important because it's been our life since we were like 4 years old. We're swimming since kindergarten, and the sport means a lot to me. Like, I'm just waking up thinking about swimming. I go to sleep thinking about swimming, and the journey was very long, and to get there it's just hours of practice, and that's it. It makes you enjoy your life and do things in your space, or you know, in your time, spare time. È molto importante perché comunque ti insegna dei valori, il calcio come tutti gli altri sport, ed è fondamentale. It helps with your mental health. As people who want to find themselves, they often go to sports, and it brings everyone peace of mind, and doing what you love just makes you feel confident in your body and makes you feel confident about yourself. Mi permette di migliorare, cioè di battermi ogni giorno per migliorare sempre di più, e quindi è molto importante. Sport ваш, для меня можно сказать 10 из 10. Я занимаюсь уже плаванием 8 лет, и это для меня уже что-то такое не особенное. Особенное. Да. И на будущее я хочу стать тренером по плаванию. И вот это спорт, это мотивация тренироваться, да. Тренироваться, да, и набираться много сил и быть здоровым.
amazing the sport from me. Well, sport is really important in my life because I think it's pretty healthy, and I think if you have the talent and if you have the skills, you should definitely do it. Even if you don't, you should always try and just do it for fun because it's really fun and it can really help bring people together, you know. Для мене спорт це символ мого життя. Я дуже поважаюся, що займаюся гандболом. Я хочу, щоб ми перемогли, тому що це для нас буде якийсь новий рівень. Щоб на нас подивилися люди, щоб ми могли показати, що ми сильні духом, що нас не так легко перемогти. І я дуже спішаюся, що я займаюся гандболом. Я буду займатися до тих пір, поки в мене закінчаться сили. І як для мене гандбол це самий кращий спорт. І займайтеся їм, бо спорт це дуже кльово. А особливо гандбол. Faccio perché intanto fa bene fare sport, poi diventare una grande nuotatrice è molto difficile, però forse ci proviamo, poi quello che viene lo sa il futuro. Future, most sports for people even in poor countries, most sports for people even in other countries where there's no sports, for women and where women don't do sports, for sports where people are not allowed to do sports. Everywhere must have uniting sports, you know what I mean? L'amicizia nello sport aiuta molto. Perché anche nel nostro sport aiuta, anche se uno tipo è in ansia, gli amici lo aiutano a tirarsi di morale. Si sostiene l'una con l'altro. È uno sport che ci piace e lo facciamo perché intanto ci vogliamo bene noi e quindi farlo è ancora più bello. I think we really enjoy spending some time together. We love playing volleyball and we love same things. And so I think that's really important to play sports and to meet friends through sports because I think they stay for life. L'amicizia nella squadra è molto importante perché le tue compagne, magari nei momenti più difficili durante la partita, ti permettono di ritirarti su e di dare il meglio di te. Quindi le mie compagne sono fondamentali. Se devo classificarlo da 1 a 10, dico 10 perché ambientarsi anche in una squadra fa molto, perché se non ti integri col gruppo rischi di anche giocare male e non rendere al meglio, quindi per me è fondamentale anche il gruppo. Molto, moltissimo, perché ti aiuta anche ad affrontare con più voglia lo sport. Questa settimana certifica come e anche attraverso lo sport, che naturalmente ha un suo percorso anche competitivo, come è normale che sia, ma lo sport crea relazioni, crea amicizia, crea connessioni e fa stare bene. Today we build a friendship with another team in Germany. Importantissima, perché sennò non è un gioco di squadra senza l'amicizia dei giocatori. Anche l'amicizia nello sport è tanto perché
lo fai anche più volentieri se sei in un bel gruppo di amici, per esempio. I train swimming since I was 3 years old. I have like 100 friendships made just in this sport. I love friendships made in sports because it's honest friendship. Friendship of football grows because we play soccer together as a team and we unite when we're on the pitch. Vabbè, nello sport di squadra senza l'amicizia e la coesione è impossibile giocare, quindi o siamo uniti o non si gioca. È una delle chiavi fondamentali per giocare bene squadra. Comunque essendo di squadra è molto importante avere delle buone amicizie all'interno della squadra, appunto. It's extremely important because the sports unites us and in a way that nothing else, in my opinion, unites us, and that is really important. Il sogno è uno dei valori che si accompagna da sempre allo sport. Eh? Tutti i grandi atleti hanno il sogno del grande risultato, del grande traguardo. E nella crescita e nella formazione di un giovane, di un atleta, il sogno accompagna anche quella consapevolezza sui propri limiti e sul proprio talento, e quindi aiuta anche ad una lettura più obiettiva, più realistica di noi stessi. Quando proprio ho iniziato a skateare non me lo sarei mai immaginato che un giorno sarebbe diventato il mio lavoro, però ci ho sempre sperato. E penso che sognare sia fondamentale e soprattutto credere ai propri sogni, perché se non sei te il primo a crederci, perché ci dovrebbero credere gli altri. È fondamentale che i ragazzi oggi abbiano dei sogni nello sport, ma è ancora più importante riuscire a permettere di sognare. Yeah, I dream of becoming a champion one day and I really think I can do it because I have a lot of motivation. And I really love this sport and I think it's really nice, it would be nice for me to do something I love in the future. È fondamentale sognare, ma è anche fondamentale che chi cura l'attività dei ragazzi abbia l'attenzione di permettere di farli sognare. Sì, è una delle mie più grandi passioni, quindi un giorno spero di portare la maglia della nazionale. We all dream about this. Every day we go to practice thinking that one day I'm gonna become strong, and we don't notice this until the moment that we're standing on the podium. Imparare nuove cose che senza fare il moto non puoi più imparare. E faccio tiro a segno da ormai 6 anni. Il mio sogno è di fare il calciatore e giocare nella mia squadra del cuore. Giungere magari alle Olimpiadi un giorno anche lontano. Speriamo di arrivare più in alto possibile, poi dove arriveremo non si sa, però. Più in alto della più fratezza. In là. Più in alto, più in là possibile. Fa rendere la Reggiana un po' più alta di livelli. Questo sarebbe impressionante. Li vinceremo! Sono anche quelli importanti, devi avere le tue motivazioni per andare avanti. Ovviamente sognare in grande con la propria squadra è una cosa bellissima. E il sogno diventa però uno strumento fondamentale anche per le città, per le comunità, perché è la capacità di una comunità di unirsi, di sentirsi motivata nell'inseguire obiettivi nuovi, che possono essere singoli progetti, a volte possono essere anche grandi progetti, a volte sono più in generale traguardi di avanzamento di civiltà, nella conquista di nuovi diritti, di nuovi servizi, di una nuova qualità della vita. Credo che l'esempio di Nelson Mandela, che sconfigge l'apartheid, esce dal carcere, diventa presidente del suo grande paese e anche e soprattutto attraverso lo sport, in particolar modo il rugby, riesce ad unire un paese per tanto tempo diviso, per tanto tempo attraversato da contrasti, da lacerazioni e da violenze. Molti pensano che una notte senza sogni è una notte senza ricordi. In realtà bisogna continuare a sognare di giorno, quando si è lucidi e, come si dice, con i piedi per terra.
Forse noi abbiamo identificato lo sportivo come il più grande sognatore. Se pensate che io a 10 anni ho detto voglio partecipare ai Giochi Olimpici. E quindi secondo me ci sono tantissime persone che sono dei grandissimi sognatori che non si sentono autorizzati, no? A poter chiudere gli occhi o tenerli aperti per poter realizzare un sogno. Tutto è possibile, ovviamente bisogna poi darsi una mossa. My name is Boon Kalikun. Nizar. Rahim. I'm Bella. I'm Valeria. What do you see the time? Zach. I'm Riley. Chioma. Omar. Ayub. I'm Demin. Omar. Natalia. Elizabeth. Karina. Clara. Deva. I'm Johnny. Blair. I'm Dylan. I'm Zach. My name is Zahm. Nicole. Abdullah. Ria. Aim. Timal. Haytham. Yeah, I like it so much that I'm sad that I have to leave in like 2 or 3 days. You know, I really like it. I wish I could stay longer and that I could explore a little bit more, but I'll come back definitely one day.